Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video dei Brothers. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck troll. Come sempre siamo in un video premiere, quindi ragazzi sbizzarritevi nei commenti, lasciatemi un bel mi piace, ma soprattutto a fine video lasciatemi un commento, perché qualche commento che scrivete si perde, quindi magari quando vado a rileggere la chat mi mancano dei discorsi che fate. Quindi ragazzi, a fine video scrivetemi un bel commento. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il gruppo Telegram per entrare a far parte di questa grande famiglia. Siamo quasi in 100 e manca veramente poco. Spero di arrivarci per Natale, ma non succederà. Però conto su di voi. Passate anche su Instagram e se avete bisogno di codici potete comprarli sul sito del Professor Oak, perché tramite il mio link c'è un piccolo sconto. Ma detto questo, andiamo a vedere subito Kyurem Bianco GX, un Pokémon che è maestoso, bellissimo e ha degli attacchi abbastanza particolari, ma andiamoli a vedere. Il primo attacco trita tutto, che con una sola energia fa 40 danni. Praticamente i danni di questo attacco non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon attivo del tuo avversario, quindi da quanto si può dedurre penso che l'abilità di Ninetales di Alola non dovrebbe funzionare su Kyurem Bianco, quindi potremmo attaccare in qualsiasi situazione. Poi con 3 energie, fuoco, acqua e normale, fa 80 danni base, più ulteriori 80 danni se questo Pokémon ha dei segnalini danno, quindi potenzialmente 160 più 30 di benda scelta, 190 danni. Molto forte anche l'attacco GX, perché praticamente andranno a fare 200 danni, in più viene bruciato e paralizzato l'avversario, quindi se noi riusciamo a shottarlo con un colpo come magari un potenziale Kindra che ha 250 o Gardevoir, con questo lo paralizziamo, lo bruciamo, poi con la benda scelta lo secchiamo. Un altro Pokémon che ho messo, questo era il deck che avevamo fatto in live settimana scorsa, l'ho modificato proprio leggermente, ci ho aggiunto Drampa, che a parer mio è veramente interessante perché assegna a uno dei tuoi Pokémon Drago una carta energia base dalla pila degli scarti, quindi se magari usiamo una Ultra Ball scartiamo le energie, con Drampa gliela andiamo a riassegnare in maniera rapida. Poi stessa motivo per Latias Prisma, che fa 30 più un'energia che assegniamo a ciascuno dei Pokémon Drago, sempre dalla pila degli scarti, e Altaria, che è fondamentale nei deck Drago perché la sua abilità fa fare i nostri danni dei Pokémon Drago infliggeranno 20 danni in più all'avversario. E poi due Tapu Lele. Abbiamo messo la barella, lotteria energia serve perché comunque abbiamo bisogno di cercare energie che non sarà facile, Minor Ball per andarci a prendere magari lo Swablu, Kyurem, Latias, un po' tutto, scambio, tesoro misterioso, Ultra Ball che è fondamentale, piana desolata che è la prima volta che uso perché non ho mai fatto deck Drago, gli attacchi dei Pokémon o buio e Drago, sia tuo che del tuo avversario, fanno 10 danni in più al Pokémon avversario. Poi Camilla, Guzman, le solite carte, Professor Kukui, benda scelta, e ci ho aggiunto l'unghia del drago. È un po' come un Bitorzo l'elmo dei tempi. Praticamente se il Pokémon drago ha consegnato questa carta è il tuo Pokémon attivo e viene danneggiato da un attacco del tuo avversario, metti 3 segnalini danno. Quindi se comunque non possiamo attaccare, cioè magari con la benda scelta sì, facciamo 30 danni in più a lui, però magari se ci attacca abbiamo lo stesso effetto ma inverso, ovvero subendo l'attacco. Poi l'energia arcobaleno può tornarci utile perché se abbiamo Kyurem in panchina con Drampa davanti che ci sta caricando il Kyurem, quindi magari ha 2 energie normali, ci muore Drampa, abbiamo l'energia arcobaleno in mano, gliela assegniamo, si fa 10 danni e possiamo fare l'attacco da 160. Detto questo ragazzi, un deck molto semplice, è fatto così sul momento, non ho visto liste perché comunque l'abbiamo visto insieme. Se avete altri consigli, ovvero accetto qualsiasi consiglio, poi lo andremo a modificare la prossima volta in live, magari ricordatemelo. E direi che possiamo trovare un avversario. Avversario trovato, andiamo a vedere subito chi sarà. Un deck lotta psico. Sono veramente curioso.
Allora, lotta psico una volta era il bel Mewtwo, Mega Mewtwo una volta, adesso non si sa cos'è. Iniziamo noi, anche se va bene anche per secondo. Partiamo subito con Kyurem GX. E abbiamo mille energie che, cioè, va benissimo perché comunque iniziamo ad attaccare piano piano. Abbiamo Altaria, abbiamo la Ultabull, quindi dipende un po' da cosa ci esce. Magari andiamo a mettere subito qualcosa di interessante. Allora, diamogli energia acqua, tanto non possiamo attaccare subito. Anche perché se mi scartasse l'energia abbiamo solo quella di fuoco e rippiamo. Lui c'ha un deck di Passimian che adesso sta tornando ed è veramente un cancro perché fa 30 danni per ogni Passimian che c'è lì. Poi c'è un altro Passimian con l'abilità che fa fare ulteriori 30 danni, quindi quel Passimian vale 60, quindi è veramente un cancro. Ora lui usa area del ricordo, area del giudizio, che a me mi fa un favore perché mi fa quei 10 danni che servono per distruggerti il prepuzio uretrale. Ora, sempre parlando di questi termini, usa Tapu Lele, vediamo un po' cosa si andrà a pescare. Probabilmente una Camilla perché non ha carte in mano e te lo posso scrivere nero su nero, quindi vediamo un po'. E infatti Camilla, quella fregnona, milfona de noi altri. Allora, vediamo un po' se riuscirà a finire il turno, visto che comunque adesso non puoi più fare niente. Testimone della speranza, io invece spero che tu finisca il turno. Ora, 10 danni ce li siamo fatti. Abbiamo anche noi Camilla, però a questo punto diamo l'energia fuoco così possiamo attaccare. Direi di usare tesoro misterioso e scartare un'energia e di prenderci, ci possiamo prendere solamente Drampa, perché così ci andiamo a ripescare quell'energia che abbiamo praticamente scartato. Eccolo qua, Drampa, ovvero il Pokémon di Tissimo. Trita tutto e tritiamo questo Passimian con 40 danni, ovvero lo tritiamo giusto per ora il sottopalla, però riusciremo a tritargli praticamente tutto. Ora lui sicuramente avrà qualche cosa perché ha già caricato Passimian. Vediamo un po' che cosa avrà in mano. Infatti Pokémon Fan Club, che sarebbe più un fan cool. Eccolo qua, il Passimian che fa 30 danni in più ai Pokémon evoluzione. Quindi praticamente noi siamo abbastanza immuni, visto che di evoluzione abbiamo solo l'Altaria che non abbiamo in campo. Quindi continuerà a fare 3, 6, 9 più 10, 100 danni anziché 130, che comunque potrebbe essere roba, visto che comunque in questo meta ci sono tanti Pokémon evoluzione che vanno a rompere l'anno. Basta vedere le varie evolution e le altre cose. Allora, gioco di squadra ci fa 100 danni, che comunque non sono pochi, perché area del giudizio ci fa arrivare a 130 ed è assolutamente un dito nell'ano, perché adesso noi carichiamo e usiamo Camilla, non importa Altaria perché tanto qua andiamo a shottare praticamente ogni cosa. Piana desolata, andiamo a farci 10 danni in più. Usiamo l'unghia del drago perché ora lui, ok che lo facciamo fuori, ma sicuramente lui ha quel Tapu Lele che si può andare a caricare, il Passimian che può andare a fare ulteriori danni. Quindi al turno dopo moriremo, però intanto 60 danni glieli facciamo. Iniziamo a mettergli paura, abbiamo anche il Professor Kukui, quindi Drampa dopo ci andrà a fare 2-4, 40 danni più 60 e fa 100, quindi il Passimian è praticamente defunto. Ora, anzi no, ci fa 70 danni perché l'altro Passimian è morto. No, scusate, fa 30 danni l'unghia del drago, quindi vabbè, sti cazzi. Ora, con la Ultra Ball scartiamo Kukui e l'energia perché dobbiamo assolutamente attaccare. E ci andiamo a prendere un altro Kyurem White. Ora, a parer mio, vedendo come ha giocato lui, probabilmente ci potrebbe stare un Pokémon Fan Club che mi metta gli Swablu. Fatemelo sapere sotto qua nella chat, ma anche nei commenti, perché secondo me Pokémon Fan Club ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Usiamo Professor Kukui, ci esce energia rossa, energia di fuoco, saggezza del drago e sono 50 danni.
ci prendiamo l'energia, tanto abbiamo un po' di tutto. Abbiamo fortunatamente anche l'energia arcobaleno. Ora se Drampa mi regge, potenzialmente un paio di turni, possiamo addirittura usare Malpi per ritirarlo e salvarcelo. Ora lui ha quel Sandygast, quindi avrà il deck di Palossand insieme ai Passimian. Attenzione, ci fa 70 danni, ok. Diamo l'energia al Kyurem, usiamo... facciamo una cosa intelligente. Ritiriamo Drampa, tanto lui fa pochi danni perché ormai se gli butto giù il Passimian non è più offensivo come prima. E direi di fare così, evitare di dargli una carta premio in più facendoci fuori Drampa, che ci può tornare sempre utile. E usiamo Trita tutto. Così andiamo a levare questo Passimian, ci prendiamo anche noi una carta premio. Piana desolata che non ci serve, magari se ci usciva un altro Pokémon, magari uno Swablu così randomico o una Camilla, sarebbe stato da 10. Quel Passimian adesso non fa granché perché ci fa 30-40 danni. Fa 40 danni che a noi ci sciacquano addirittura l'orifizio anale, però va bene così. Ora... ci fa... oh, lo Swablu esce, anche se ormai è un po' tardino. Ci tocca dargli l'energia arcobaleno, quindi altri 10 danni. E usiamo Lama Furente, che fa 170 danni. Ora, energia, ok. Questa energia è fondamentale, molto buona. Vediamo un po' se lui ha energie per attaccare, perché se non ce l'ha gli facciamo un bel attacco GX e lo addormentiamo per sempre. Ora lui qualche doppia ce l'ha sicuramente ancora. Ha messo la benda scelta, ma è stata una brutta scelta perché Dragonova GX 200 danni, anzi 210 per via della piana desolata, più 20 e più la paralisi. Perfetto, abbiamo vinto perché vabbè ormai non aveva più niente, gli abbiamo dato proprio il colpo sul capocollo. E ragazzi, questo era il deck di Kyurem GX bianco. E ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti, ormai che è finita questo video live, lasciatemi un commento sotto nella sezione commenti. Cosa ne pensate di questo deck? Cosa cambiereste? Noi lo andremo a rivedere in live la prossima domenica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Consigliatemi altri deck magari di Trionfo dei Draghi, perché è un'espansione molto interessante, anche se un po' costosa, però sicuramente qualcosa riusciremo a tirar fuori. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio. Un bacione a tutti. Ciao a tutti.